Non vedete? C'è capitato di fare male a una persona in loro.
essere qui. Io sono Gabriele Polimeno e questa sera insieme a Mary Negro vi terremo un po' di compagnia. Ci hanno dato l'onore e l'onere di accompagnarvi in questa meravigliosa serata, in questo premio alle eccellenze di Pugliese. Abbiamo iniziato con questa piccola performance teatrale. L'abbiamo scritta appena ci è stato comunicato chi sarebbero stati i vincitori. Quindi scusate tanto, un po' ero molto emozionato perché abbiamo avuto una settimana di tempo per prepararla, per cui anzi io vi chiederei di far loro un altro applauso. Io questa sera sono in una doppia veste, sia un po' quella di chiamiamoci conduttore, ma sia anche quella come di rappresentante della cooperativa 29.9. Loro sono nostri allievi. Noi da 6 anni qui operiamo sul territorio di Legole con il teatro e abbiamo realizzato grandi cose. Volevamo un po' aprire questa serata che vedrà peraltro la presenza di tanti ospiti e tante bellissime sorprese. Il testo è stato scritto da Deborah Lemanni, che è qui tra noi, che ringrazio personalmente a nome di tutti. Allora, io direi di iniziare subito, quindi io chiamerei qui adesso il sindaco Antonio Tagliaffa. I latini dicevano terzo, non dato. Non c'è altra strada.
Ecco perché questi sono brevi che abbiamo raccolto. Mi fa piacere pensare che questi giovani sono stati avviati allo studio frequentando le scuole elementari e le scuole medie di lettere. E quindi decido di rivolgere anche un elogio ed un apprezzamento ai docenti della scuola media che hanno iniziato il percorso formativo per il lavoro e per l'impegno che caratterizza la loro attività educativa e culturale sul nostro territorio. Qui ci stanno anche i rappresentanti della scuola media e della scuola elementare, quindi riserverei a loro un applauso. Ma questa serata mi impegna anche brevemente in una ulteriore riflessione. Attraverso questo tema noi dobbiamo saper cogliere anche quelli che vengono chiamati i segni del tempo, dei tempi nuovi che avanzano anche sul nostro territorio. In questo tempo così difficile, complesso, frastagliato, che ci dona anche motivo di speranza e di fiducia nel futuro. Con questo premio noi prendiamo atto che abbiamo invertito una tendenza rispetto al passato. Mentre un tempo esportavamo manodopera, operai che cercavano all'estero il denaro per mantenere le famiglie, oggi i nostri giovani, alcuni dei nostri giovani, con i loro studi, contribuiscono al progresso scientifico, tecnologico e culturale della comunità europea e della comunità scientifica internazionale. Ed è questo il vero motivo di soddisfazione, una grande soddisfazione, una sorta di rivincita sulle povertà che hanno caratterizzato in tempi andati tanta parte del nostro territorio, compresa lei. La storia, come vedete, a volte si vendica del passato e questo è il caso, noi ci stiamo riprendendo una rivincita sulla storia del nostro territorio. Ed ancora, per noi questi giovani contribuiscono alla sfida per altri giovani del nostro territorio ed un modello di studio da imitare, non come si possono imitare i grandi idoli del mondo sportivo e dello spettacolo, dove vi sono tanti tra bocchetti che deviano dalla retta via, ma dove pure esistono tante sensibilità degne della migliore delle considerazioni, come quella di Franco Simone, che io saluto questa sera. Perché ho voluto essere presente in mezzo a noi, che poi dopo magari ci dedicherà un qualche suo intervento. Grazie allora a te Stefano Barascio, docente di pianoforte a Doha del Qatar. Grazie a te Pierangelo Marinaci, astrofisico, collaborazione con la NASA in Germania. Grazie a te Adriana Telesca, ingegnere elettronico e delle comunicazioni presso il CERN di Ginevra. Grazie per l'insegnamento che con il vostro curriculum di studio e di alta formazione idealmente consegnate alle più giovani generazioni di lettere. E grazie direi anche perché contemporaneamente lo consegnate a tutta quanta la comunità cittadina. E allora, come diceva Senofonte nei suoi primi rapporti, se vuoi essere onorato devi essere utile alla città, così solamente la città ti può onorare. Ecco, io dico questo, la vostra testimonianza di studio, di fatica e di lavoro avrà certamente una ricaduta positiva su tutto il territorio comunale, su tutti noi. E a questo punto voglio dire solo una cosa, Adriana, Stefano e Pierangelo, non siete solo l'orgoglio dei vostri genitori, ma da questa sera siete anche l'orgoglio di tutta l'Italia.
giusto due parole per spiegare le finalità di questo evento e il perché di questo evento. In una società come la nostra, che dove i mass media, la TV e internet in particolare, incessantemente propongono dei modelli, non voglio dire diseducativi, ma quantomeno discutibili. Insieme al sindaco abbiamo convenuto di organizzare un evento per questo odierno per due motivi. Uno, per rivelare queste eccellenze di cui, come diceva giustamente il sindaco, noi tutti cittadini di Lecco dobbiamo andare fieri e orgogliosi. Ma due, soprattutto per offrire come istituzione dei modelli, degli esempi di vita alternativi, forse più edificanti. Tentiamo oggi di compiere una operazione di alta educazione civica. Io più volte l'ho detto, a me piace molto la parola educazione, e in particolare l'etimo latino di questa parola. Lo uso solamente quando devo elogiare i miei collaboratori, che io definisco dei formidabili educatori, mi riferisco a Gabriele e a Meli, che ormai da tanti anni si prendono cura dei laboratori teatrali a Lecco e formano in maniera adeguata i nostri concittadini, e mi riferisco alla pittrice Milena. Guardate che meravigliosi capolavori hanno fatto dei nostri piccoli concittadini, dei piccoli artisti. Mi diceva Milena che hanno fatto tutto da solo, non hanno avuto alcun aiuto. Allora educazione vuol dire expulsare, portare fuori il talento, le potenzialità, la bellezza che è dentro ognuno di noi. E noi oggi stiamo cercando di fare questo. Non so se ci riusciremo, però ci proviamo. Educazione civica, perché questo evento è finalizzato a costruire i presupposti per aiutare la formazione di cittadini davvero virtuosi, cioè cittadini, come diceva il sindaco, davvero capaci, davvero in grado di dare un contributo allo sviluppo materiale e spirituale della nostra comunità, davvero capaci di dare un contributo tutto per cercare di costruire un mondo migliore. Ora io chiudo ringraziando anche io le autorità che ci fanno l'onore oggi di essere presenti, quindi il consigliere Sergio Grazzi, e ringrazio anche il maestro Franco Simone, che ci ha prima accettato, insomma, vincitori. Ringrazio, lui insegna al liceo artistico, però se dobbiamo professore, iniziamo avanti. Quindi ringrazio il maestro Mazzotta, che ha organizzato qui, definisce dei manufatti semplici. Sono dei pezzi unici che io onesto sono delle opere d'arte. Parlando con il maestro Mazzotta, a breve lui si menziona spesso e volentieri, l'ha detto anche il sindaco, spesso e volentieri c'è un discorso di questo tipo, cioè, si lamenta il fatto che qua il nostro mercato è invaso da prodotti di basso costo, bassa qualità, e si lamenta che ciò che ha contraddistinto gli italiani nel mondo, per il talento manuale, è a rischio di estinzione. E quindi lui, Sergio, tiene un sogno, diceva adesso, tiene, te lo dico anche se ti piacciono questi concetti, tiene un sogno, una volta che un'invenzione, mi piacerebbe dare la mia, mettere a disposizione, al servizio, la mia maestria per trasmettere
come sua famosa Italia nel mondo. Ecco, ringraziamo tutti, spero, no? E quindi a questo punto io, Antonio, direi di passare un attimo la parola al maestro Mazzotto, un po' che ci parli anche, sì, no? Perché ce l'abbiamo qui un po'. Ci racconta un po' la storia di come sono, cosa rappresenta la sua. Buonasera a tutti, io sono Salvatore Mazzotta. Chi mi conosce, sono una persona semplicissima, ho insegnato 38 anni all'Istituto d'Arte di Lecce, lo chiamo Istituto d'Arte, perché devo dire con molta franchezza questa sera, l'eccellenza di quelle scuole è stata cancellata nell'ultimo decennio di seri provvedimenti fatti da parte dei ministeri della pubblica istruzione che si sono succeduti. Le nostre scuole sono, io sono stato uno che si è battuto a livello nazionale nella protesta, la proposta, non abbiamo fatto niente. In realtà queste scuole sono transitate nei licei. Io penso che la cultura del fare, e non esiste fare senza sapere. Se io sono riuscito a fare quelle cose che sono delle piccolissime cose, qui a Debre ho realizzato la Chiesa dello Spirito Santo, con il Cristo che tutti quanti avete visto, anche delle opere a livello nazionale e internazionale. Non è che mi voglio freggiare perché sono una persona umilissima, io ho 22 premi nazionali e 3 premi internazionali. Qui ho realizzato queste tipologie di questi manufatti sulla tipologia, diciamo, del rago giapponese. La tecnica del rago, come la parola stessa lo dice, è gioire il giorno, è gioia di vivere. In realtà i 20 elementi sono composti da 2 pezzi. Incontrando una sera a Faenza un nuovissimo ceramista giapponese, che lui lavorava dentro terra del Giappone, mi spiegava che si usa fare e mettere nel contenitore un melograno, e tutti i picchi del melograno, attraverso una richiesta espressa, si dovrebbe avverare, diciamo, il sogno che uno pretende. I picchi del melograno sono tanti. Io penso che chi andrà in premio per quegli elementi, sicuramente molte cose si sono avverate. Io auguro che queste cose si avverano, i sogni si avverano sempre di più, non solo a loro, ma a tutti quanti nell'universo. Grazie a tutti. Allora, io prima di passare alla fase della premiazione, proprio al clou della serata, io vorrei chiamare qui il maestro Franco Simone, un piccolo saluto. Allora, ci saranno 3 giovani che verranno premiati. Oggi, che bella questa cosa.
dovessi fare una proposta politica, direi che bisognerebbe fare un ministero della speranza, perché quando ci guardiamo intorno sentiamo dire di tutto, si sti poveri giovani che sembra che sia tutto finito, che oggi ormai, perché sta in mass media, così ci ripresentano spesso, no? Gente della quale è difficile essere fieri. Accendiamo la televisione, soprattutto di pomeriggio, e uno si vergogna, dice: ma è possibile che i nostri figli siano questo? Ecco, un bel ministero della speranza magari potrebbe raccontare che ci sono non solo quei giovani di che vediamo e che sono scambiati per vivi, non sono nessuno e vengono scambiati per gente che conta. Bisognerebbe invece tenere presente che esistono anche quelle canzoni natalizia, quello che suona il tamburello, arriva da Gesù Cristo tutti i doni. E dopo ho fatto l'università a Ferrara, ho studiato ingegneria elettronica delle telecomunicazioni. E subito dopo la laurea ho deciso insomma di cercare lavoro nella provincia di Ferrara, in zona della zona di Ferrara, e ho trovato lavoro a Modena. Quindi lì ho lavorato per circa, cioè ho cominciato un'impresa di telecomunicazioni ed ero contenta, mi piaceva il lavoro. Ho scoperto però che c'erano un piccoli, abbiamo poi i giovani
lanciare a lui un messaggio, un qualcosa che possa rimanere, che possa sentir loro da guida. Non so, è responsabile. Non è facilissimo. Dal mio punto di vista, almeno quello che la mia esperienza, il mio percorso educativo mi ha insegnato, è che lo studio è fondamentale. Impegnarsi, capire in cosa si è bravi anche, e cercare di farne un vantaggio, di farne un valore, di capire veramente cosa vi piace fare, come potete sfruttare questa qualità, e soprattutto credere in se stessi e non svalutarvi, e informarvi soprattutto sulle varie possibilità che ci sono, e non pensare che ci sia solo un limitato numero di possibilità, ma veramente fuori si può fare qualsiasi cosa. Comunque è importante informarsi, tentare, fare l'esperienza all'estero, per appunto per aprirsi la mente e diventare indipendenti e per poi tornare cresciuti. Grazie. Ci aiuta a chiamare.
ogni anno che passa scopro delle cose che non conoscevo. Quest'anno ho incontrato voi, che è veramente stata una cosa molto molto bella. Pieraggio. Chi è Pieraggio? È un bambino che ha fatto la foto qui, ma voi? Messi in orbita, alcuni
sono stati già lanciati, altri verranno lanciati nei prossimi anni, che serviranno per monitorare la qualità dell'aria e dell'ambiente. Quindi questi strumenti forniranno dati molto precisi, molto accurati, che verranno utilizzati per creare anche modelli più accurati, che ci permetteranno di capire meglio che cosa succede nella nostra atmosfera, quali sono le dinamiche, fornire anche per esempio ai nostri politici e amministratori le informazioni necessarie per poter prendere decisioni su come gestire, che cosa bisogna fare per, come dire, ridurre l'impatto che abbiamo noi sul nostro ambiente, no? Le nostre attività umane. Quindi questo è un altro dei progetti su cui lavoro. Diciamo che l'influenza non ha risparmiato neanche me. Siamo stati tutti in Pierangelo. Pierangelo è un ragazzo che guardava le stelle, che sicuramente l'avrei fatto con te. Io ti chiederei, ma iscriversi a fisica all'Università di Lecce è stata, come è stata come scelta? Cioè è stata una scelta naturale, spontanea, perché fisica a Lecce ha rappresentato, è difficile, cioè io ci sono stato per un po' di tempo. Diciamo che è come una passeggiata. Quello tu vuoi dire, oh, io sto andando a fisica. Ma io l'ho fatto perché era quello che mi piaceva fare, come ha detto anche Adriana, ero proprio in quello, quindi mi piaceva e ci sono andato. Io da bambino mi prendevo in giro perché non giocavo bene a pallone, non sono stato mai in costante il calciatore, però ero bravo con la matematica, ero bravo con i numeri, allora ho seguito un pochettino le mie propensioni, quindi alla fine forse questo è il messaggio da passare anche, no, ai più giovani che ci sono qui. Cioè, bisogna seguire i propri sogni, bisogna sognare prima di tutto e poi inseguire le proprie passioni e i propri sogni, non avere paura di essere diversi, di fare scelte poco convenzionali, no? Bisogna essere anche coraggiosi in questo, però poi alla fine se uno segue le proprie passioni, secondo me prima o poi i risultati si vedono, quindi qualcosa di buono si riesce a fare. Senti, ti faccio una domanda un poco scomoda. L'Italia è la meritocrazia. Sto mezzo scherzando. Sì. Non lo so, io non faccio, cioè io non do troppa importanza al dove, ma io do importanza a quello che faccio, no? Alla fine sono situazioni che si creano che dipendono dalle persone. Sia anche fine. Io ho dato la priorità a realizzare quello in cui cercavo di ottenere. Poi il fatto che l'abbia ottenuto fuori dall'Italia è un aspetto secondario, non è quello principale. Diciamo che io non ho mai cercato qualcosa per stare qui. Cioè, secondo me l'amore è anche per la propria terra, è giusto, è importante, però non deve venire prima del rispetto e dell'amore per noi stessi, quindi noi dovremmo un pochettino cercare di realizzare quello in cui crediamo. Anche perché noi quando comunque andiamo fuori siamo comunque dei portatori sani da questo posto, quindi infatti era quello che discutevamo prima fa, cioè io comunque sono salentino, sono di Lepile e mi sento a casa. Fuori, i miei bambini vanno a scuola in Germania, fanno
strettamente legati alla fine a un posto, cioè è quello che mi va bene. Grazie, grazie. Io adesso chiamerei Antonio, cioè Sergio, chiamerei Sergio. No, sei l'unico Sergio che vogliamo questa sera. Ragazzi spesso sono incolpevoli e dice come si fa ad avere successo?
ma forse pensi solo al successo. E il successo è sempre convenzione a regola, mentre l'arte segue tutto un altro percorso, come un artista in vero soffio di alimento soprattutto di emozioni. E un'emozione che le lacrime ne arriva a realizzarti le illusioni. Un artista. Grande Cinzia Marzo, cantante
sindacalista degli Officina Zoè, e poi tanti anni con Irene Fornaciari, che non è solo la figlia di Zucchero, è una brava artista, e tante altre cose. E soprattutto c'è il maestro.
il saluto a quelli che si vedono sempre meno. Antonio del Serres. Il sindaco Antonio Pagliaffa e l'assessore Antonio Stefanato. Franco Simone per averci omaggiato. Maestro Mazzotta per i premi e il consigliere Sergio Brassi per aver fatto sempre questa partecipazione. Io vorrei invitare qui i premiati, facciamo una foto di video tutti insieme. Today, 'cause you make me feel so young. You make me young. You make me feel that spring is sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon.